cari amici di Fano TV, siamo alla cooperativa Tre Ponti nella giornata dell'Epifania, una sala gremita di persone che stanno tentando la fortuna in attesa dell'arrivo della Befana. 5 Thomas, lei è il vincitore di questa tombola oggi. Finalmente, ogni tanto bisogna anche vincere, non solo spendere. Ecco, lei ha vinto oggi un buono Conad da 40 euro. Tanto la spesa bisogna farla tutte le settimane, quindi dà una mano a tirare avanti la settimana, diciamo. Ecco, lei in compagnia della sua famiglia? Sì, mia figlia Nicole e la mia compagna Silvia. Venite spesso a giocare alla cooperativa? Un paio di volte a settimana. Allora sicuramente dopo oggi ritenterete di nuovo la fortuna. Speriamo di sì, magari stasera, domani, vediamo. Allora buon divertimento e alla prossima occasione. Grazie, molto gentile, grazie. Da San Costanzo direttamente alla tombola di Tre Ponti e oggi avete anche vinto. Abbiamo vinto, Giovi. Sì, abbiamo vinto. Siete contenti? Vedo dalla tua espressione che sei strafelice. Molto. Vieni sempre a giocare ai Tre Ponti? Sì, quasi sempre. Quindi ti piace? Molto. E adesso stai attendendo la Befana? Sì. Ma te sicuramente riceverai i dolci, no? Il carbone? Speriamo. Com'è stato, mamma? Bravo, bravo, è molto bravo. Ti sei comportato bene durante l'anno? Sì, sì. Vi divertite qua a Tre Ponti? Molto, ci troviamo molto bene. E da tanti anni che venite? Sì. Ilaria, tu di dove sei? Di Fano. Quanti anni hai? 23. Ecco, ma tu mi hai detto in anteprima che tu e il tuo ragazzo venite qua alla cooperativa Tre Ponti per aiutare durante questo periodo. Sì, è vero, questo è il primo anno in cui veniamo ad aiutare la cooperativa Tre Ponti, ci fa molto piacere ed è un bel gruppo. Ecco, ma che cosa ti è piaciuto di più per decidere di unirti a questa associazione, a questo gruppo? Sono sicuramente, diciamo, molto familiari, simpatici, ti fanno sentire a casa e poi si lavora ma si diverte anche, ci si diverte sicuramente. Verrai anche quest'estate alla prossima festa che ci sarà? Vediamo come andranno le cose, però siamo fiduciosi. È bello perché tu sei giovane, quindi magari puoi incentivare altri giovani a venire a questo appuntamento. Sì, dai, in fondo si sta tutti bene, poi ci sono un sacco di iniziative, di feste da fare tutti insieme, quindi perché no? Francesco, oltre che collaboratore della cooperativa Tre Ponti, stasera è diventato giocatore. Sì, esatto, è sempre un piacere venire qui alla cooperativa e ci troviamo sempre abbastanza bene, siamo come una grande famiglia, quindi a volte si aiuta, a volte si gioca e passiamo i pomeriggi e le serate qui con molto piacere. Ecco, perché lei l'ha detto proprio in una parola, il segreto della cooperativa Tre Ponti è che qui si sta in famiglia. Sì, proprio così, qui siamo un gruppo di persone dove si sta in compagnia, si lavora, si fanno le feste, si sta molto bene nell'ambito proprio che si è creato, insomma. Allora, buona fortuna e buon proseguimento di serata. Grazie, molto gentile, un saluto a tutti. Speriamo che hanno poco carbone. E voilà, le petite enfants. In occasione della festa dell'Epifania non potevano mancare ovviamente le Befane e noi siamo dietro il bancone della cooperativa Tre Ponti e le bariste, ma iniziamo dalla Befana. Quante calze avete consegnato oggi?
tantissime, ho perso il conto, non ho la più pallida idea, tantissime. Comunque si prova tante emozioni, soprattutto la gioia nei bambini di vedere la loro felicità quando ricevono le calze. Questo è un qualcosa che nessuno può immaginare, se a meno che uno non lo vive. È qualcosa di bellissimo, ho ricevuto anch'io un regalo da una bimba che mi ha preparato questo dono e ve l'ha consegnato ed è stato bellissimo. Giacomo, lei oggi è in veste di consigliere della cooperativa Tre Ponti. Sì, infatti oggi non sono come presidente della Proloco, anche se oggi la Proloco non è riuscita a fare l'evento per via del maltempo, però qui alla cooperativa Tre Ponti la cooperativa è riuscita ad organizzare come tutti gli anni l'evento della Befana qui nella sala e abbiamo avuto un'ampia partecipazione e abbiamo regalato le calze a tutti i bambini, quindi è stata una bellissima esperienza come tutti gli anni con le nostre Befane che hanno dato spettacolo come sempre, quindi a noi ci fa molto piacere e continueremo penso sempre così perché abbiamo avuto sempre tanto successo come quest'anno, quindi di conseguenza andiamo avanti. E avrò giocato anche a tombola, immagino. Vabbè, chiaro, adesso continueremo a giocare a tombola, poi stasera abbiamo altre giocate al super tombolone, quindi insomma da fare ce ne abbiamo parecchio, non poco. Allora buona serata. Anche a voi, grazie e buona serata a tutti. Il presidente di un'importante manifestazione che si tiene nel territorio anche fanese, oggi è la cooperativa Tre Ponti, ma che cosa la porta qua? È un momento di solidarietà, anche noi dobbiamo dare il nostro contributo il giorno della Befana e far divertire questi ragazzi. Volevo anche ringraziare Gino e tutto lo staff per quel momento di emozione che danno un po' a tutti, quindi giustifica anche il fine, quindi siamo qui per questo. Oggi è in compagnia di? Sono con mia moglie. Allora, comunque, buona Epifania e buon divertimento. Grazie per il vostro servizio e grazie, ecco, che insieme possiamo aiutare chi sta peggio di noi. Grazie. Gino, sono oltre 20 anni che alla cooperativa Tre Ponti avviene la festa della Befana. Sì, diciamo che gli anni non ce li ricordiamo più, perché naturalmente quando il locale ancora era piccolo si festeggiava qui, la Lara ancora era una bambina, perciò oggi ha più di 20 anni, perciò naturalmente sì, cosa dire, però la Befana a Tre Ponti è cresciuta grazie a Fano TV, perché no, nel 2005 quando Fano TV, che noi ospitammo qui nei locali sopra la cooperativa, naturalmente la pubblicità di Fano TV, avemmo l'idea di fare la Befana che scendeva coi paracaduti, naturalmente un grande successo. Bloccavamo strade, perciò a un certo punto poi abbiamo dovuto smettere solo perché troppa gente. L'ultimo anno che la facemmo con i paracaduti venne fuori che era un tempo bestiale, freddo, vento, e la gente volle entrare tutto dentro i locali e qui eravamo come formiche, naturalmente tanta gente, poi avemmo paura e si pensò di portare la Befana in piazza 20 settembre, perciò gli anni non ce li ricordiamo più, però questa festa noi le tradizioni le portiamo avanti, come una volta. Ecco, una tradizione che continua, fra l'altro ci hanno confermato dall'intervista che abbiamo fatto che quando si viene alla cooperativa Tre Ponti si sta in famiglia. Sì, anche la nostra tombola, no? A differenza delle altre, sono tombole molto familiari, noi naturalmente, anche oggi no? Naturalmente bisogna fare sempre i conti col proprio portafoglio. Da noi con 2 euro gioca una famiglia, nel senso con 2 euro si hanno 3 cartelle, perciò a un certo punto si ha poi l'opportunità di giocare, di passare il tempo, naturalmente con una spesa molto molto alla portata di tutti. Naturalmente noi ci teniamo questi, teniamo le tradizioni, come ti dicevo prima, la nostra tradizione principale è fra qualche giorno che è la festa di Sant'Antonio, perché noi qui partiamo da una condizione, da una realtà contadina, no? Tre Ponti, quando nacque la cooperativa, non c'era né i supermercati, né le fabbriche, ma eravamo solo zone di campagna dove si coltivavano cavolfiori in particolar modo. Perciò ci teniamo a questa cultura contadina, naturalmente, alle tradizioni contadine. La festa di Sant'Antonio è quella principale, ma la Befana, dove avete visto anche voi, che oggi tanti bambini sono venuti alla nostra festa, e per noi è un onore avere
nella piccola realtà Tre Ponti, perché siamo quattro gatti Tre Ponti naturalmente. È vero che fanno dista 2 chilometri, anche è vero però che Tre Ponti è una bella realtà dove tanta gente ormai ci conosce, dove la città di Fano, io dico che Tre Ponti è la capitale di Fano, perciò con questo ho detto tutto. Ecco, ma vogliamo ricordare anche fino a quando durerà la tombola? Beh, la tombola da noi è un passaggio un po' lungo, no? Però fino a Pasqua, noi al sabato e alla domenica, chi vuol passare 2 ore tranquille, ci viene a trovare la cooperativa Tre Ponti. Ecco, e a supporto della cooperativa Tre Ponti ci sono anche le bariste, che senza di loro il bar non si va avanti. Allora, queste due ragazze, devi pensare che qui il gestore della cooperativa per 30 anni sono stati i loro genitori, no? La Lara, così ti dico anche gli anni che la Lara, noi abbiamo festeggiato i 40 anni, quando abbiamo aperto la madre la metteva su una panchina lì a dormire perché era talmente piccola che alla sera si addormentava. La Erika aveva qualche anno in più, ma non tanti di più, perciò le due ragazze sono cresciute e oggi sono le nostre due bariste. Per noi è un onore anche dare continuità a questa tradizione. E oggi avete lavorato tanto? Sì, c'è stato tanto da fare e anche per noi è un onore ritornare qui. Vogliamo ricordare i vostri orari? Certo, allora siamo aperti tutti i giorni dalle 1 a mezzanotte, quindi vi aspettiamo. Dalla cooperativa Tre Ponti è tutto, noi abbiamo trascorso una giornata di festa e allora rimanete sintonizzati sul canale 19 di Fano TV e buon proseguimento di serata.